Ho avuto qualche problema alla schiena, mi hanno suggerito di andare a nuotare. Chiedo a Cristina se in realtà questa è la soluzione vincente, così come quali scarpe utilizzare. Sentiamo cosa ci racconta la mitica Cristina. Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale di Massimilani. Quest'oggi affronteremo un nuovo argomento, parleremo del mal di schiena, un problema che è presente nei runner, è presente negli sportivi, ma in generale è presente soprattutto fra coloro che non fanno sport. Entrando nello specifico del problema, dal punto di vista del runner, la domanda che viene spontanea è questa: la corsa può essere un problema per il runner? Per dare una risposta a questa domanda, dobbiamo partire mettendo avanti a noi le cause che possono portare al mal di schiena. Spesso il problema del mal di schiena nasce da posture scorrette ripetute nel tempo, non solo nell'atto sportivo, ma anche nell'attività di vita quotidiana. A lungo andare, adottare delle posture scorrette può portare a delle vere e proprie alterazioni a livello osteoarticolare, a livello vertebrale e anche a livello dei dischi intervertebrali. In questo caso spesso si verificano delle compressioni sulle radici nervose che portano a problematiche quali ad esempio la lomboscialgia con la compressione del nervo sciatico, che non sono localizzate solo a livello lombare ma che si irradiano a livello del gluteo, a livello della coscia posteriormente, sino ad avere anche problematiche di formicolio a livello del piede. Per quel che riguarda il runner, spesso il fatto di non correre in maniera adeguata porta al dolore lombalgico. Sicuramente la corsa di endurance e la corsa in discesa possono accentuare questa problematica. Problematica che ritroviamo anche nei giovani runner, soprattutto perché si ha alla base una debole muscolatura del core, quindi la parte muscolare dorsale, lombare e addominale. All'atto pratico cosa possiamo dire? Come può affrontare il mal di schiena il runner e soprattutto come prevenirlo? Innanzitutto fare un allenamento in progressione, quindi non fare allenamenti lunghi e gare di endurance particolarmente lunghe quando non è supportato da una buona muscolatura a livello lombare e addominale. Da ciò l'importanza proprio di rinforzare i muscoli del core con esercizi che poi vedremo nello specifico di core stability. Anche variare percorsi di allenamento è molto utile, quindi non correre sempre o su strada o su pista, ma alternare i percorsi introducendo anche percorsi su sterrato o ben battuto. Attenzione alla corsa in discesa, soprattutto se si tratta di discese lunghe ed impegnative, perché in questo caso la sollecitazione soprattutto a livello vertebrale nella parte lombare è molto accentuata. Va da sé che il peso deve essere controllato, quindi dobbiamo fare attenzione ed evitare il sovrappeso. Non ultima l'importanza anche di scarpe adeguate e soprattutto stiamo attenti all'usura delle stesse. Quello che noi consigliamo è di utilizzare per il mal di schiena o soprattutto per prevenire il mal di schiena delle scarpe minimaliste. Secondo me chiaramente le scarpe sono soltanto uno strumento e quindi chiaramente le forze di impatto al terreno dipendono un po' dal vostro appoggio. Se dovete utilizzare una scarpa minimalista suggerisco sicuramente le Topo Cyclone 2 che utilizzano una mescola in Pebax molto morbida e piacevole, vi consentono di correre in maniera naturale. Nel caso in cui invece vogliate qualcosa un po' di più alto, suggerisco chiaramente in casa ASICS le famose Gel Nimbus 25-26, però questo dipende molto da voi, ripeto, dipende dal vostro appoggio e chiaramente fate gli esercizi di Cristina che sono quelli che vi consentono di risolvere il problema. Per quel che riguarda il trattamento, possiamo vedere il trattamento a breve termine e il trattamento a lungo termine.
A breve termine, se siamo in fase acuta, è importante interrompere per qualche giorno l'attività fisica, anche se vorrei sottolineare che è molto importante il movimento, anche quando si ha mal di schiena. Il movimento mirato sicuramente, però è fondamentale. Vorrei anche dire che non esiste uno sport che prevenga il mal di schiena. Uno sport cosiddetto idoneo non c'è. Spesso veniva definito il nuoto come sport ideale per il mal di schiena. In realtà anche in questo caso dobbiamo stare bene attenti, perché è importante che il nuoto sia fatto in maniera adeguata come tutti gli altri sport. Sempre in fase acuta può essere utile una valutazione ed eventualmente un trattamento riabilitativo della terapia strumentale e massoterapia decontratturante. A lungo andare, sicuramente cambiare lo stile di vita inteso come posture, e quindi fare più attenzione a come ci muoviamo. Eseguire esercizi di stretching e di rinforzo muscolare, che in questo caso sono fondamentali, soprattutto se avete problemi di mal di schiena. Anche un buon riscaldamento prima dell'allenamento può essere utile in questi casi. Quindi, per concludere e per rispondere alla domanda iniziale, diciamo che non esistono controindicazioni assolute per il runner che ha mal di schiena a non correre. Ovviamente la corsa, così come altri sport, vanno affrontati in maniera adeguata e quindi in generale anche per la lombalgia e per prevenire infortuni. Se state vedendo questo video e avete questo tipo di problema, vi consiglio e vi suggerisco di provare gli esercizi che vi ho proposto in questo video. Non sarà la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente la sensazione di benessere l'avrete in un tempo decisamente rapido. Nel ringraziarvi, vi ricordo di scrivere qua sotto un argomento che vorreste fosse trattato la prossima volta. Grazie a tutti, ciao!